Quando l'inverno è all'apice del suo rigore, una madre ascolta i primi vagiti emessi dai suoi cuccioli appena nati. Chiameremo questa mamma Sky e i suoi cuccioli Scout e Amber. Ciao, piccoli. Dopo la nascita, i cuccioli dovranno affrontare dei mesi difficili. Senza la protezione della madre, per loro sarebbe la fine. Quasi la metà degli orsi non sopravvive al primo anno di vita. Per adesso stanno bene, sono al sicuro. La tana è un luogo caldo e confortevole. E dopo averli ospitati tutto l'inverno, probabilmente anche molto puzzolente. La scorsa estate, Sky ha mangiato circa 40 kg di pesce al giorno, accumulando una grande riserva di grasso che ha utilizzato per diversi mesi. Ma adesso è affamata e se non trova qualcosa da mangiare, presto non avrà più latte per i suoi cuccioli. Li aspetta un viaggio lungo e pericoloso. Sky deve portare i piccoli verso la costa e spera che quest'estate ci saranno salmoni in abbondanza, ma di questo non c'è alcuna garanzia. La sopravvivenza dei piccoli Scout e Amber è appesa a un filo. Adesso è finito il tempo delle coccole. È il momento di mettersi in cammino. Questa è la storia del loro incredibile primo anno di vita.